Dai, c'è TripAdvisor. Aspetta, spiegalo! Cosa? Si sono messi insieme Marco Dona e Wender, sì, e hanno attaccato i ristoranti partendo dalle recensioni di TripAdvisor. Cerchi un albergo, un ristorante e sei un pezzente di merda? Vieni su TripAdvisor. Se cerchi un albergo vuoi pagarlo molto poco, perché di stipendio prendi sempre molto poco. Cerca un ristorante dove mangi e paghi poco, mangi con la macchina che hai pagato poco. Buongiorno, sono Annette. Sì, buongiorno Annette, salve, chiamo da TripAdvisor, salve. Buongiorno. Buongiorno, sono Marco Giannatempo. Senta, ci risulta una recensione estremamente negativa sui nostri portali. Mm-hmm. Se c'è un responsabile col quale interfacciarci, cortesemente. Aspetta un attimo che ti passo subito al direttore. Sì, la ringrazio, la ringrazio. Prego, prego. Perché? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, senta, mi risulta una recensione estremamente negativa sui portali di TripAdvisor. C'è un pessimo con una stella. Dice, arrivo in hotel alla reception, mi accoglie la signorina Annette. Chiedo a lei quanto costa una stanza, mi risponde la stessa Annette proponendomi in scambio una prestazione sessuale. Mi dice, non capisco, c'è mia moglie in macchina che aspetta, chiedo a lei spiegazioni e lei, spalancando un sorriso incredibile, mi mostra un preservativo. Scherzando, veramente c'è gente che scrive queste cose? Sì. Lui dice, sconfortato, vado in camera, nemmeno il tempo di spogliarmi, mi bussa alla porta la signorina Annette insieme a due amiche zingare. Dalla mutandina di una delle due zingare esce un sacchettino con circa 10 grammi di cocaina. Guardi, una roba... Meno male che avete questo sistema di controllo, perché voglio dire, c'è una... È assurdo. Una quanto umiliante. No, certo, lui dice, lì davvero non ci ho più visto, anche se vedere due zingare e una ragazzina che ci provano con me con la cocaina stesa sulle loro braccia e si tippavano le braccia a vicenda, la situazione mi intrigava. Dice, la bamba era di ottima qualità. Le zingare hanno avuto una prestazione con le cinture, quei cazzi. Ma no. E è stata una serata. Certo, ma lei mi sta prendendo in giro, veramente ci sono queste cose scritte. Nel senso, lei mi sta chiamando da TripAdvisor. Senta, io le passo qua il signor Vincenzo Dona, che è il mio collega. Glielo passo così vedete un po' di capire come fare per bannare e magari risalire anche al cliente che ha messo questa recensione. D'accordo. Va bene, glielo passo. Sentiamo qua il signor. Pronto? Direttore. Il direttore. Allora, questo problema qua dobbiamo gestirlo velocemente perché è negativo nei confronti della nostra azienda e anche della sua. Quindi dobbiamo cercare di stringere il tempo, essere circoncisi e veloci. Comunque, le confermo già da ora che vogliamo bannare la recensione in quanto non Sì, ma bisogna anche però deve metterlo per l'immagine di una nostra professionista che viene anche nominata. Sì, lo so. Ma capita che le volte anche i proprietari degli alberghi mettono delle prostitute a servire e poi non lo dicono, cioè. Mi perdoni, ma io ho un'urgenza in albergo, dobbiamo chiudere velocemente la questione. Sì, sì, abbiamo tutto davanti. Benissimo. Allora adesso. Grazie. Aia. Rispondi, non fare che ti nascondi. Buongiorno, sono Francesco. Sì, buongiorno, senti di poco fa, sono il TripAdvisor, Marco Giannatempo, salve. TripAdvisor, no, le passo il direttore. Sì, grazie mille, grazie. Pronto? Direttore? Ma mi spiega qual è il problema? Se lei mi chiude... Perché allora... gli ho dato delle istruzioni e lì continua a chiamarmi? Allora, intanto mi ascolti bene, io sto lavorando, Sto lavorando per un servizio, lei mi deve rispettare, chiaro? C'è una recensione che parla di cocaina e cazzi dentro le donne, chiaro? In secondo luogo, purtroppo per un problema che mi ha fatto un errore, il ragazzo ha messo il ban di un minuto, quindi ogni minuto noi dobbiamo contattarvi per legge e chiedere, per il prossimo minuto vuole che glielo bagniamo? Mi perdoni, ma per me questa cosa non sta né in cielo né in terra, per legge di che cosa? Chi ha autorizzato il ban? Allora, signor Vincenzo Dona, sia tempo, invece che chiamarmi ogni minuto, contatterò TripAdvisor avendo un posto aziendale per verificare quello che sta TripAdvisor, rispondi, non fare cretina, nascondi.
Madonna mia. Buongiorno, sono Francesco. Sì, a posto, a posto. Abbiamo parlato col direttore poco fa, eh. A posto, quindi il ban è attivato. Glielo ripassi pure, grazie. No. Okay, perfetto. No. Pronto? Sì, direttore, mi scusi, una cosa ho dimenticato. Rispondi. Non fare cretina, nascondi. Di nuovo. Buongiorno, signor Francesco. Sì, buongiorno, signor Francesco, TripAdvisor. Perché abbiamo pochissimi secondi, dopodiché il messaggio parte. Quindi dobbiamo assolutamente... Beh, abbiamo pochi secondi, poi cosa va? Come Mission Impossible? Allora, il direttore in questo momento è stato allontanato dal suo ufficio. Deve tornare immagino. Un quarto d'ora, 20 minuti. Sì, però mi ascolti. Allora, abbiamo 3 minuti da adesso. Lei non riesce a entrare nel suo ufficio con un calcio volante e sfondare la porta? No. Perché c'ha un tasto lui sotto la scrivania che può bloccare questo servizio. Perché se no il messaggio adesso andrà online ed è pericolosissimo. Va bene, lo faccio andare online. Va bene, parla di Bamba, eh? Salve, buongiorno. Bamba e cazzi dentro le donne. TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo. Bamba e cazzi dentro le donne. La mia serata ideale. Ma dov'è questo albergo? Dov'è? Andiamo! Torniamo tra poco, c'è Pintus con noi, fra pochissimo. Vai.